Buonasera, benvenuti a F Motori, spazio in smart working anche all'automobilismo e al motociclismo in Friuli Venezia Giulia. Prima parte con Matteo Bearzi, l'organizzatore del Rally Valli della Carnia. Parleremo del futuro di questo rally, lo scorso anno uno dei più partecipati come equipaggi in Italia. E poi, seconda parte, per le due ruote tassellate, motocross ed enduro e non solo, avremo Andrea Cesconi, il presidente del Motoclub Albatros, perciò passeremo nella destra tagliamento. Partiamo subito. Con noi c'è Matteo Bearzi, allora Rally Valli della Carnia, uno dei rally più apprezzati in campo nazionale. Questi sono dati, ma poi ne parleremo e sapremo anche il perché. Parliamo da un dato, ahimè, negativo: avete deciso di passare al 2021, forse una scelta dolorosa ma molto meditata, Matteo. Ma ciao, buonasera a tutti. Già, abbiamo preso questa decisione magari un po' in anticipo rispetto a quello che potrebbe essere la data di metà luglio, però ci siamo resi conto che a due mesi dalla gara organizzare l'evento è molto difficile, anche perché da Roma, da parte del governo, non c'è nessuna linea guida su quello che sono le manifestazioni. Quindi a oggi, che dovevamo già iniziare a fare tutte le richieste di permessi e quant'altro, non sapere a quello che andiamo incontro, quindi non ci siamo sentiti di mettere già degli investimenti, di spendere già per fare degli investimenti se non abbiamo una sicurezza. Quindi, oltre a questo, abbiamo pensato anche che in questo momento di emergenza bisogna avere un po' occhio di riguardo sulla salute di tutti, quindi fare degli assembramenti di persone, quello che potrebbe essere durante la gara, perché abbiamo visto gli anni passati, durante la festa in piazza oppure durante le prove speciali, non era corretto, quindi abbiamo preso anche un po' una posizione su questo punto di vista. Senti Matteo, rally a porte chiuse, chiaro, finché si parla di un circuito, perciò lì chiaramente è tutto più semplice, però perderebbe quello che poi è il contatto del pubblico tra piloti, chiaramente detti ai lavori. La grande festa verrebbe meno, forse lo dicevi un attimo fa, questo è uno dei motivi per cui avete deciso di passare al 2021. Sì, perché noi abbiamo sempre visto la manifestazione realistica anche come un evento in sé dove attirare il maggior pubblico possibile. Abbiamo organizzato la festa in piazza della Notte Bianca in Ampezzo, dove abbiamo avuto un grande successo e dove appunto c'è un assembramento di pubblico enorme come nelle grandi manifestazioni nazionali. Quindi il nostro spirito era quello di organizzare un evento. Se questo viene meno perché il pubblico non può esserci, allora abbiamo deciso lasciamo stare, andiamo avanti, guardiamo oltre, ci prepariamo al meglio per la stagione futura, per fare le cose ancora più in grande. Ecco, c'era già stato un cambiamento per quanto riguarda il percorso di gara. Anno dopo anno voi avete sempre inserito un qualche novità. Forse questa è stata una delle chiavi vincenti della vostra gara. Ma io penso che sia una chiave vincente. Noi quest'anno eravamo la settima edizione e in sette edizioni non è mai stata un'edizione uguale all'altra. Quest'anno addirittura avevamo pensato una prova nuova inedita che non è mai stata fatta. Forse era stata fatta in un rally della Carnia negli anni 80-90. Una prova tutta in discesa sabato sera con dei tornanti spettacolari per il pubblico, e secondo me, come era studiata quest'anno, poteva darci quel qualcosa in più che ci faceva passare di categoria, che è quello che ogni anno c'è l'ambizione, ma a Roma non capiscono, ma prima o poi ce la faremo. Siete un po' forse chiusi da quello che chiaramente è il rally del Friuli, delle Alpi Orientali, poi chiaramente anche il Veneto ha la sua parte e a livello geografico chiaramente tutto viene ben suddiviso. Forse noi nel Friuli Venezia Giulia contiamo a livello rallistico ancora troppo poco per i numeri che ci sono, per il numero di piloti, di abitanti, ed è chiaro che poi alcune regioni la fanno da leone. Forse questo è uno dei motivi principali per cui il Rally Valli della Carnia chiaramente viene un po' stoppato. Sì, viene stoppato forse per questi motivi, perché abbiamo Rally della Friuli da una parte, San Matteo di Castrozza e Rally della Marca dall'altra, noi siamo in mezzo e dobbiamo un po' adeguarci. Siamo stoppati per questo, però mi tolgo un sassolino nella scarpa dicendo che siamo stoppati, ma siamo un punto di riferimento, perché noi
Vogliono, no, cerchiamo di fare sempre qualcosa di innovativo e vedo che a Roma prendono in considerazione tutte le novità che mettiamo. Sto parlando dei maxi schermi, delle parteggi con maxi schermo che sono state messe come Beh, esempio. il portale, diciamo, con il nome, un grande schermo LED con il portale appunto sopra la zona di partenza in centro ad Ampezzo, non si vede nemmeno neanche in una gara di mondiale rally. Sì, infatti a Roma ci hanno messo come esempio da seguire. E questo ci fa onore e ci rende anche noi organizzatori, io e il mio team, veramente soddisfatti, che va un po' a lenire quello che è la mancata promozione a un campionato superiore, ma che sicuramente avverrà nei prossimi anni, questo io sono sicuro, che se uno lavora bene va premiato. Anche perché i numeri parlano chiaro. Il Rally Valle della Canica 2019 è stato uno dei più partecipati come equipaggi in quell'anno, verso lo scorso anno, 122, questo la dice lunga, anche perché e poi non è da dimenticare il ruolo importante da volano turistico che fa per tutto l'Alto Friuli. Sì, 122 diciamo, è un piccolo record, siamo fra le 3-4 gare con più numero di iscritti in Italia e sottolineo, noi non avevamo nessun trofeo, si può dire, perché ci sono gare che hanno fatto 180 iscritti con 5-6 trofei allegati, quindi è ovvio che 50 numeri li fai solo lì. Però per il territorio nostro della Carnia avere tutto questo giro di persone, perché 122 equipaggi vuol dire circa 1 migliaio di persone solo per quanto riguarda la gara, per 3 giorni in un weekend di luglio in Carnia, diciamo che è una cosa molto positiva e ho avuto molto riscontro da parte dei gestori di locali, alberghi e quant'altro, che sono contentissimi e ogni anno mi rinnovano l'appoggio, quindi questo dà soddisfazione ai noi organizzatori. Senti, invece il Matteo Bearzi pilota, che comunque non è che poi vada così piano, anzi ti sei distinto anche. Quando era il Piancavallo dove hai fatto un piazzamento più che onorevole con il Clio Gruppo A? Che anno era? Beh, Lontano 2014. però sei andato fortissimo lì, eh. Quella volta avevo una figlia sola, adesso ho 2 figli, Eh quindi sì, bisogna ma avere ancora un po'. c'era il Resta anche quella volta? C'era l'ESC, fra il resto e passo pure, sono le mie prove. Lì, il richiamo del Resta ha fatto la differenza. Poi c'era il famoso video con il limitatore che entrava in quinta. Sì, in discesa, belle soddisfazioni, dai. Belle Senti, soddisfazioni. quando torneranno altre soddisfazioni? Anche perché con quest'anno chiaramente anche per quanto riguarda le gare immagino sia un capitolo chiuso oppure forse potrai inserirti in qualche gara a fine stagione. Ma diciamo che noi a Roma abbiamo dato disponibilità di inserirci qualche gara in qualche data verso la seconda metà dell'anno, però Roma mi ha detto che quest'anno dobbiamo salvare, è salvabile, quindi non so quante gare si riusciranno a fare, ovviamente non tutte perché il weekend invece di 52 ne rimangono 20, non so come verrà deciso il calendario, speriamo che di rientrare in quelle poche gare che da là ci vogliono fare. Se no, come detto prima, ci rimbocchiamo le maniche fin d'ora per l'edizione 2021, mettendo in campo tutte le forze, che, anche quelle di quest'anno. Ecco, poi ricordiamo anche arrivata la premiazione a Monza con AC Sport ed è stato un bel riconoscimento vedervi premiati come miglior gara di Coppa Italia di zona, anche se poi hanno dovuto chiaramente dare priorità per il discorso d'immagine a gare titolate del campionato italiano, però se avessero a mio avviso fatto un vero e proprio sondaggio preciso, forse qualcuno vi dava come vincitori tra i rally principali, migliori organizzati nell'insieme in campo nazionale, voi ci credevate, ma è chiaro poi c'è sempre qualcosa che non va per il verso giusto. Sì, purtroppo in quelle premiazioni danno maggiore evidenza alle gare del campionato italiano. Diciamo che voci di corridoio all'interno dicono che eravamo lì, nelle prime 2 gare migliori dell'anno, a livello di punteggio, perché vengono dati i punteggi dei supervisori che vengono a vedere le gare 2 mesi prima, poi il giorno della gara, quindi c'è tutta una serie di punteggi che viene dato e confrontando un po' con gli altri organizzatori eravamo veramente in alto. Però già il premio di miglior gara di quarta zona, ovvero diciamo metà Triveneto, è già un vanto per noi che siamo solo alla sesta edizione, quindi ci sono gare con 40 edizioni che sono dietro a noi. Quindi questo vuol dire che stiamo lavorando bene, la passione che ci mettiamo,
dà i suoi frutti, perché noi lo facciamo per passione, non lo facciamo per business, questo lo dico sempre, e fino a che c'è la passione, secondo me raccoglieremo i nostri frutti. Alle tue spalle Bang, uno dei riferimenti nella costruzione e nella progettazione di fanaleria di, diciamo, per ipercar, supercar. È chiaro che anche in questo momento voi non siete fermi, continuate, perché i vostri progetti sono orientati al futuro. Sì, diciamo in questo periodo particolare l'azienda è stata chiusa 2 mesi, però abbiamo sempre lavorato in smart working, anche perché i nostri clienti ci hanno richiesto questo, di non fermare tutto. Quindi noi lavoriamo in un settore di nicchia, appunto per la fanaleria di supercar, e gli ordini continuano ad arrivare, quindi per fortuna è andata bene. Vediamo quello che sarà il futuro, ma io sono sempre positivo, perché bisogna essere positivi, perché se inizi a essere negativo ti vedi tutto addosso. Quindi massima positività e andare avanti. Grazie Matteo, grazie della tua disponibilità. Appunto, un buon lavoro, perché sappiamo che tra pochissimo inizierai già a lavorare alla nuova edizione del Rally Valli della Carnia, evidentemente 2021, però le idee ci sono e continuano. Grazie, ciao e buona serata. Grazie a voi, ciao. Ciao. Siamo con Andrea Cescon, voluto proprio lui in virtù del suo doppio ruolo, doppia veste, come il pilota ma anche come dirigente, nello specifico presidente del Motoclub Albatros, perciò per chiederti un po' quella che è la tua impressione di questo periodo, partendo da purtroppo l'annullamento della gara, prima lo spostamento, poi l'annullamento dell'Enduro Country, che è diventata ed era diventato un po' un punto di riferimento per la partenza della stagione dell'Enduro. Chiaramente nasci crossista, ma ultimamente ti sei un po' convertito all'Enduro, perciò conosci molto bene le due specialità, da pilota perché tuttora corri, ma è chiaramente anche da presidente di uno dei motoclub di riferimento della provincia di Pordenone, il Motoclub Albatros. Sì, ciao Marco, ciao a tutti, bello rivederci, anche se ancora diciamo in smart e non dal vivo, ma ormai siamo gli sgoccioli. Proprio oggi ho visto che è uscita il comitato regionale, ha dato l'ok per l'apertura delle piste per quello che riguarda il motocross, e quindi dai, pian piano stiamo tornando alla normalità. Sì, è stato un periodo penso che difficile un po' per tutti, per noi piloti in primis, innanzitutto, perché purtroppo ci siamo visti di punto in bianco ad inizio stagione, quando tutto era pronto, noi eravamo pronti a trovarci bloccati. Non è colpa di nessuno, per carità, anzi mi sembra che in Italia ci sia anche data da fare per cercare di uscirne il prima possibile. Come organizzatore, purtroppo, sì, prima il rinvio per tutto tempo e dopo l'emergenza coronavirus ci ha bloccato. Noi eravamo prontissimi, il tracciato era pronto, poi il weekend diciamo sostitutivo, dopo averla rinviata la prima volta, cadeva benissimo perché la pioggia aveva portato diciamo il giusto compromesso, e quindi sicuramente sarebbe stato un evento divertente e bello come sempre, insomma. C'è una doppia fortuna, perché effettivamente il primo rinvio è venuto proprio per a causa del maltempo, anche perché immagino che quest'anno avevate in previsione il doppio appuntamento, perché veniva replicato anche il secondo. L'altro anno, ricordiamo, San Martino Tagliamento, è stata una bella sorpresa positiva, abbinato ovviamente a una gara che tra l'altro lo scorso anno, lo ricordiamo, ha avuto anche la presenza di un ex campione del mondo come Alex Salvini, ma non c'era solo lui, è più forte, avete aperto la stagione veramente alla grande. Purtroppo non è stato così anche per quest'anno. Ma la mia domanda è questa: come vedi la continuazione? C'è la possibilità di, a tuo avviso, anche se ormai è ancora tutto difficile nelle previsioni, però di ripescare un qualche cosa, un qualche gara, sia nel motocross che nell'enduro a livello stagionale per il Friuli Venezia Giulia? Ma allora, io sono diciamo sempre rimasto un po' in contatto con i vari organi del comitato regionale, in primis mio papà, perché lui fa parte della consulta di quello che è il comitato regionale, e da come ho capito io è ancora un po' presto per parlare, perché bisogna vedere questa lenta riapertura cosa comporterà in termini appunto del coronavirus. Quindi se credo che i cali e comunque l'emergenza va lentamente a scendere, a scemare, diciamo, probabilmente si potrà tornare a fare le gare.
da parte nostra abbiamo dato la massima disponibilità al comitato regionale per recuperare la gara verso fine anno, perché noi abbiamo un problema dovuto ai campi, no? Quindi al raccolto, e seminatura, aratura, eccetera. Di conseguenza un periodo per noi buono potrebbe essere tra la fine di settembre o ottobre comunque. Da parte nostra, ripeto, completa disponibilità per cercare di recuperare l'evento, anche a novembre se dovesse essere. Sicuramente non riusciremo a replicare entrambe diciamo gli appuntamenti che ci hanno contraddistinto l'anno scorso. Immagino però che opterete per quella tradizionale per mantenere, cosa avete, oltre 25 anni? Diciamo. 27. Quest'anno avevamo preparato un gadget speciale per i piloti, quest'anno una cosa un po' diversa, non va mai di male, perché se purtroppo si potesse più far le gare, la 27esima edizione diciamo la disputeremo nel 2021. Però per far divertire i piloti e comunque per cercare di mettere a calendario comunque anche una gara che per noi è sempre comunque un obiettivo, da parte nostra disponibilità massima. Quindi stiamo un po' a vedere. Io credo che se tutto vada bene, sia come enduro che come motocross e di conseguenza poi l'enduro country, con magari luglio si potrebbe ripartire. Poi bisogna un po' vedere come reagirà il mondo a questa riapertura, insomma, il mondo. Sì, allora, invece per quanto riguarda l'Andrea Cescon pilota, cosa vedremo? Honda, oppure ci sarà il cambio con un altro marchio francese, giallo e blu, no? Cerco. Sì, sì, il marchio ormai è consolidato, quest'anno, sicuramente quest'anno e anche il prossimo anno. Non cambierò la cilindrata, quindi nemmeno la categoria, resterà la 254 tempi, però si passa dalla rossa alata alla casa francese Scherco, che insomma si sta facendo largo a gomiti, è partita a gomiti stretti, ma si sta un po' allargando nel mondo dell'enduro, quindi io momentaneamente rimarrò nell'enduro, anche se ho fatto un paio di promesse a degli amici molto stretti che sicuramente mi rivedrete anche in pista da cross. E qualche gara, quelle tradizionali, qualche gara classica, magari quelle Tamai, tanto per dirne una, ma non solo, che sono più delle passerelle, sono degli show a mio avviso, immagino non potrei mancare in quel caso. Sicuramente, comunque l'indole crossista resta, non voglio nemmeno perderla. Devo dire che ho lavorato abbastanza quest'inverno ed è per questo che mi dispiace non essere potuto partire. Abbiamo fatto solo la gara di grado, che per me è stata la prima gara, diciamo la prima gara di enduro con la Sherpa. Poi ho fatto una 4 ore a coppie, la prima di campionato ad Altivole, che è andata molto molto bene. Sono rimasto veramente contento sia della condizione fisica mia che della moto, e con grado un po' di alti e bassi, ma anche un po' di emozione, un po' diciamo così, il primo vero appuntamento fisso. Ero pronto per questa stagione, avevo intenzione di mettere dentro anche qualche appuntamento a livello nazionale, sempre parlando di enduro. Come hai fatto in campo nazionale la scelta, su quale gara? Avrei scelto sicuramente la gara di Manzano, che per noi era la gara di casa. Ricordiamo, era 19 di aprile, perciò sia under 23 che senior, perciò purtroppo l'avessi avuto a portata di casa, e sarebbe stato anche così un qualcosa di sperimentale nell'enduro in un campionato italiano per te. Sì, l'anno scorso ho fatto una gara per Colondina, ho provato a fare una gara di italiano, l'ho fatta a Piacenza, è andata anche abbastanza bene, sempre un po' di alti e bassi, ma non ero arrivato lì con grossissime pretese. Mi ero preparato bene quest'inverno, avevo anche messo a punto un po' la moto ed ero pronto sicuramente con Manzano. Poi se riuscivo, in realtà volevo fare, non dico tutte, ma quasi, magari gli appuntamenti quelli più distanti difficilmente sarei riuscito ad incastrarli, però il campionato under senior per me era una priorità, insieme poi comunque al Triveneto e al regionale, quindi questi erano i tre campionati in cui io mi sarei focalizzato quest'anno. Se poi c'è la possibilità di una riapertura a livello di gare, di competizioni, io sicuramente cercherò di non mancare agli appuntamenti. Insomma.
Senti, invece per quanto riguarda Albatros Moto, è chiaro, hai ripreso la tua attività assieme a tuo papà, San Giovanni del Tempio, anche lì siete un po' il riferimento, un po' per tutta la zona pordenonese, anche perché effettivamente voi siete un grande conoscitore delle due ruote tassellate, ma non solo, perché ovviamente spaziate. Come sta andando lì? Chiaramente le difficoltà sono un po' generali per tutti, anche per voi che fate di una passione poi una vera e propria professione. Sì, diciamo che sono stati questi due mesi, sono stati due mesi duri, ma come penso un po' per tutte le attività. Dal lato officina ci siamo abbastanza difesi, quindi io approfitto anche per ringraziare tutti i clienti che in questo periodo qui hanno approfittato proprio per fare delle manutenzioni, comunque tenersi pronti per la riapertura e quindi ci hanno dato fiducia. Ho girato abbastanza il Friuli e non solo per andare a recuperare moto e quindi diciamo che ci siamo difesi. Il negozio, quindi la parte diciamo di vendita, l'abbiamo riaperta settimana scorsa proprio perché il decreto ci dava questa possibilità qua e quindi stiamo ripartendo. Vedo che comunque insomma siamo partiti abbastanza aggressivi tra virgolette, quindi vuol dire che i clienti ci danno fiducia, ci stiamo impegnando, stiamo facendo un po' di modifiche sia a livello societario che a livello poi di assetto e tutto, quindi ci saranno anche qui delle novità che spero di riuscire a concretizzare quest'anno qui, anzi devo, perché c'è un obiettivo che mi sono dato e quindi mi sto impegnando al massimo anche sotto quel punto di vista, ed è per questo che alcuni appuntamenti purtroppo anche a livello agonistico devo un po' metterli da parte, perché guardare il lato insomma lavorativo, però cerco sempre di unire le due cose. Poi anche come motoclub quest'anno, grazie a De Cecco, siamo riusciti a stiamo cercando di spingere un po' sui giovani, quindi eravamo partiti con dei corsi e avevamo già un bel gruppetto che purtroppo si è interrotto per colpa dell'emergenza, quindi ci sono un paio di progetti che spaziano un po' tra i 60, quindi dai, io mi impegnerò come sempre al massimo in tutto quello che faccio e speriamo di ottenere qualche bel risultato. L'augurio è chiaramente quello di riprendere più presto, e parlato di giovani, c'è bisogno anche nella nostra regione di vedere crescere. Allora, Andrea, io ti ringrazio per questo tuo intervento, un buon lavoro perché sei al 100%, speriamo di vederci nei campi di gara. Grazie a te Marco, grazie a tutti e dai, teniamo duro che insieme ce la faremo, forza. Meno per proprio forza.